giovedì 12 ottobre, bentrovati con il TG Distretto di quest'oggi. Ceramica protagonista ieri a Bruxelles con l'incontro dedicato allo stato del mercato nel contesto delle politiche commerciali europee. Si è parlato delle catene di approvvigionamento, si è parlato anche dei dazi indiani, nonostante la Commissione europea li abbia imposti a inizio 2023, l'aumento nei primi 4 mesi dell'anno per l'import di queste superfici ceramiche è stato del 60%. L'onorevole Elisabetta Gualmini, presidente del Forum europeo della ceramica, ha parlato della necessità di sostenere il settore contro la competizione indiana tramite le imposizioni di dazi adeguati. C'è dunque un'apertura all'aumento, cosa della quale poi le avevamo parlato anche in un'intervista prima del CERSAI pubblicata su Ceramicanda Rivista. Si è parlato anche poi della questione dell'ambiente. Gualmini ha insistito sul fatto che la transizione ecologica non debba avere effetti controproducenti per un settore industriale come quello della ceramica, che contribuisce in modo significativo alla crescita dell'economia italiana. Ma sulla questione della transizione energetica e degli ETS sentiamo proprio l'onorevole Gualmini, intervistata dal direttore Roberto Caroli a margine di CERSAI. Le speculazioni ci sono state, abbiamo ancora un'inflazione altissima, probabilmente legata anche a dimensioni speculative. Sulle ETS le ceramiche chiedono giustamente di essere inserite in tutta la loro gamma nei settori che ricevono aiuti di Stato compensativi. Stiamo lottando e secondo me ci arriveremo. E veniamo al prezzo del gas, torniamo a guardarlo un po' più spesso in queste giornate con quello che sta avvenendo in Israele, ma non solo, perché anche questa mattina il prezzo è in leggero ribasso per fortuna, ma comunque molto elevato, perché il ribasso è dello 0,17% e la quotazione è a 46 euro al megawattora. Ricorderete che eravamo intorno ai 30 la settimana scorsa. Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, però conta poco la questione israeliana, pesa di più la problematica di cui vi abbiamo parlato del danneggiamento di un gasdotto in Finlandia ed anche il fatto che dovrebbe arrivare il freddo. Sentiamo Tabarelli, intervistato da Milano Finanza. Il rialzo che c'è stato ieri del prezzo del gas è dovuto all'Estonia, è dovuto all'inverno, è dovuto a previsioni di temperature questo weekend più rigide. Solito problema, manca la Russia, però c'è anche questo aspetto. Ecco, l'Eni trova gas dappertutto. Figuriamoci se potesse mettersi a lavorare in Italia, ne troverebbe ben di più dei 70 miliardi di metri cubi di riserve accertate in base a tecniche e prospezione fatte 30 anni fa. Noi ne abbiamo tantissimo, è un delitto economico, sa, ogni miliardo di metri cubi che lasciamo sotto con questi prezzi vale mezzo miliardo di euro di lavoro, di PIL. E chiediamo poi al Qatar, un po' alla Russia ancora, all'Algeria, alla Libia. Mapei ha ricevuto il riconoscimento Italy's Best Employers, ottenendo il primo posto nella sezione prodotti per l'industria, l'edilizia e l'agricoltura. L'azienda è stata premiata nei diversi ambiti in cui mette in luce il suo impegno, parità di genere, lotta al cambiamento climatico, così come sostegno e cultura, sport e iniziative solidali. Ed ora veniamo ad All for Ties e scopriamo una delle aziende che vi ha preso parte. Siamo un system integrator con 28 anni di esperienza, anzi oramai 29, ci occupiamo di garantire la business continuity e la produzione, la continuità produttiva delle aziende che ci scelgono. Siamo molto contenti di essere a questa manifestazione, non è la prima volta che veniamo, perché le aziende del territorio, le aziende del distretto ceramico ci hanno fatto capire che per loro è importante garantire la continuità della loro linea di produzione. Quindi per noi questo è un punto per poterci presentare, per poter raccontare quanto è importante anche rispetto alle normative della nuova industria 5.0 che sono quest'anno entrate in vigore. Quindi per noi questo è un momento per presentarci e per poter supportare le nostre aziende della produzione. Per lo sport ci occupiamo di calcio. Per la quarta volta una partita della nazionale Under 20 si disputerà a Sassuolo martedì 21 novembre alle 14 allo stadio Enzo Ricci. Si giocherà la sfida tra le formazioni Under 20 di Italia e Portogallo, valida per l'Elite League. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.840 miliardi di euro. Arrivederci.